Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti nel primo video di gare del 2021. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. 10:20 di sera sto finendo di preparare tutto perché ragazzi domani ore 12 partirò destinazione Bazzano per poi sabato fare il pre-fishing e domenica fare la prima gara. Sbombardate questo video di like e dunque direi di non perdere altro tempo e via con la sigla. Direzione Bologna! Un saluto comunque a tutti gli amici di Bologna. Siamo quasi addirittura d'arrivo, manca un'ora e 10 minuti. E qua fila tutto liscio. Vediamo un po', non so cosa aspettarmi. Intanto andiamo avanti qua col mio Eurobeat, ovviamente immancabile, ragazzi. Miglior colonna sonora per i viaggi in macchina, Eurobeat, soprattutto di notte, ve lo consiglio. Vediamo un po', dopo ci sarà da preparare un paio di cose, imbobinare un mulinello, vedrò di farvi vedere qualcosina e preparare una strategia per domani, che è in pre-gara. Dunque, ci vediamo tra un po'. Ok, è sabato mattina, sono le 5:38, adesso faccio colazione. Abbiamo preparato ieri sera, ma eravamo stanchi e svogliati. Quindi no, ve l'ho fatto vedere. Sì, faccio colazione e dopo andiamo. Forse è meglio che partiamo, dato che mancano 5 minuti. Dai, mi butti in acqua e te lo cambio allora. Hola. Ciao Ciccio, adesso chi c'è la slamate? Mi fai tutta la gara così, vero? No, non lasci lui. Oh, prendo la posizione a combattimento. Ma via di sezione? Ma dovrebbe essere più o meno la stessa. Sentito battere la gola sul fuoco. No, porco. Mi ha tirato via la canna. Allora ragazzi, prima di continuare il video qua faccio intervenire il me del futuro, perché ci sono stati dei problemi, soprattutto durante la gara, che dopo vi spiegherò. Allora, abbiamo provato un po' il campo gara la mattinata del sabato, nelle ore disponibili, e io ho portato a Guadino un discreto luccio, un luccettino, niente di che però potrebbe essere fondamentale per la giornata della gara di domani. Pesci utili non ne sono usciti, un paio di tocche che avete anche appena visto, e il luccio in particolare l'ho fatto con il Flathead della Seika. Diciamo che penso di aver capito la strategia per prendere i lucci. Quindi ho detto non sto là a rovinare possibili prede, perché se
magari li becco oggi con quell'esca, domani non li becco più. E quindi ho deciso, bene, ho capito come prenderli perché in due lanci l'ho preso, so dove, so come più o meno, credo almeno di aver capito. Dato che sono solo le due e cioè, sono arrivato fin qua, cosa dovrei andare adesso? In albergo a non far niente? Ovvio no. Allora ci spostiamo di lago, dunque iniziamo a camminare lungo questo pontile che attraversa il lago e a un certo punto sotto un albero vedo una cosa, una sagoma che però non sembra una roccia, non sembra un materiale buttato lì, nel senso una bicicletta, roba. Vedo questa macchia chiara che però si muove. Ma vuoi vedere che... Via. Ragazzi, Blackwater 210 008 di Brescia, 25 di boss e sicuro albino, raga. Tutta in piega. Tutta in piega. Andiamo per di là, vai, metti, vai. Non me l'aspettavo, un siluro albino, il mio primo siluro albino. Quindi, vabbè, dai, settiamo un attimo le canne. Mi hanno detto che in questo lago è pieno di bass. Dato che siamo in prefrega, proviamo a prendere un bass, che da tanto che non ne prendo, saranno 5-6 mesi che non prendo un bass e voglio prenderne tanto uno. Quindi mi butto su con una con un Ceburasca a Texas, giusto per andare così con una bella creatura da 3 pollici. Proviamo tra le strutture, tra le ninfee, tra le robe e vediamo che succede. Preso. Veramente? Ma cos'è? Carpa! Una mega carpona! Carpa? Sì! T'ho rubato! Ah, scusa! Ma sta andando in mezzo alle ninfee, ci provo! Ora allora io ho tirato nel mezzo per cercare un bus e... Sì. Vai, tirala se sei più fuori. Apri così. Se vado in mezzo dove ci sono i fiori, ciao. Mi sposto da qua. Porco, io pensavo un lucio che è partito così. Io sto venendo su per cucina adesso, che cominciano a mangiare da adesso fino alle 8. Meglio, rubato il pesce. No, fatto apposta. Minchia, si è lanciato sull'esca. Me l'ha portata via. Il mio guadino o il tuo guadino? Mio. Sei forse è meglio il grande, tuo. sì. Ma mangia. Guarda qua. No, meglio il tuo, sì. Meglio il tuo, sarà 10 kg. Ma guarda qua. E occhio anche i costi di solito. Sì. Sì. Questo è un bel scarpone. Sì. Un nostro amico ne ha preso una, ma sono sciato, ma sarà stata 5 kg. Sì. Eravamo sui luri. Bellissimo. Sarà 7-8. Scusa, ma non sapevo. Ho detto pescherai fuori, non me l'aspettavo, guarda, l'ho preso qua sotto. Sono tutte qua. Porco cane. Grazie mille. Minimo. Figa
se è bella. Bella sì. Bel pescione. Guarda, è bella. Spettacolo. Occhio. C'è. Ragazzi, nel giro di un'ora ho preso due pesci che superano gli 80 centimetri con le due nuove canine. Cioè, ditemi se non portano fortuna. Cioè, prima volta in pesca. Cioè, prima volta che toccano l'acqua, le Blackwater, la 5.20 per la carpa e la 0.10 per il siluro. Cioè, già fanno due pescioni così. Ma sono benedette da Padre Pio, non so io queste canne, cioè... A parte che l'hanno tirato sui pesci con una facilità, cioè nel senso non ho avuto problemi, non avevo l'ansia di dover perdere pesci. Vabbè che non sono in gara, no? Che poi è stato bellissimo la scena. Io tutto là che mi combattevo la carpa, tiriamo su, mi giro, 30 persone con 30 smartphone tutti a far foto. Cioè, io non sono abituato a queste cose, non so come fanno quelli là del posto. Però 30 persone tutte attorno là a farmi foto, video di io con la carpa in mano, cioè non me l'aspettavo veramente. Cioè io ero... mentre mi facevano le foto dicevo, ma che cazzo... Cioè, da quando in qua tutta sta gente che si interessa per una carpa? Veramente è stato straordinario. Passiamo alla domenica mattina, che già la mattina non ho vloggato perché ho dormito poco. Il meteo presentava pioggia. Pioggia battente, vento a 20 km orari, se non 30, dipende dalle raffiche. Per tutta la giornata. In più, mettiamoci il fatto che ieri in campo gara non ho preso niente, praticamente ho preso un pesce. Diciamo che lo stato emotivo era no sotto lo zero, perché quella era la temperatura delle mie mani. Ancora più in basso. Metto la GoPro, preparo. Vi taglio una parte che da soli prendo. Tutto l'audio della GoPro è paragonabile a stare dentro un... Quindi la ripresa praticamente da... Vi racconto un po' cosa è successo. Allora, inizio gara, cioè, inizio. Chiamano i nomi, i sorteggi. Partono i primi 10. Adesso non mi ricordo quanto sono uscito perché non ho idea nemmeno io di quanto sono stato sorteggiato. Quindi i primi vanno a beccarsi tutti gli hotspot, tutti i punti quelli più adatti. Però io già faccio un attimo un resoconto che, ragazzi, prima di partire dico: allora, intanto è inutile andare sugli hotspot per cercare i perca, perché i perca teoricamente in questo periodo sono nel periodo di frega, quindi vanno nell'acqua bassa più calda per deporre le uova. E questo l'avevo già anticipato qualche settimana prima. Allora, io vado dove ho preso il luccio ieri. Se va male, almeno ho un luccio sicuro, perché so che girano là e so come prenderlo. E potrebbero essere 60 centimetri, quindi potrebbero essere punti che, data la difficoltà del posto, dati le poche possibilità di prendere pesce, potrebbero essere fondamentali quei punti. Poi, intanto vado ad accapararmi in quel posto e cerco di... perché voglio avere un posto sicuro dove so che almeno posso fare un pesce, a differenza degli altri che sicuramente, essendo già partita gente prima di me, li avranno già presi. Ho detto, vado là, almeno quando... almeno ho la sicurezza che ho quel posto, invece di andare là, magari trovare la gente là sul posto dove vorrei pescare io, dover tornare indietro, trovo la gente sul posto di recupero. No, andiamo sul posto safe all'inizio per cercare il pesce e andiamo. Ed è così che è andata. Arrivo là sul posto, ovviamente con mezz'ora d'anticipo perché devono far partire tutti. Sto là, mi siedo, controllo le cannine, nodi, appelli a posto, filo a posto, bene, tiene tutto. Sto là, mi siedo, aspetto, arriva l'inizio gara, ore 8, inizio a lanciare il mio flat rear, inizio a lanciare, recuperino piano piano, slow rolling sul fondo. Dopo 5 minuti, mangiata, stessa mangiata, nello stesso identico modo in cui l'ho preso ieri. Inizio a tirare la Blackwater 5.20, bella piegata, dai sì che questa è cross, dai che questa è 60, dai che questa è 60, tiro su, guadino, vado a misurare 55. Sono stato di cioè ho preso il pesce, l'ho ributtato in acqua, ero talmente
c'ero talmente rimasto male, 5 centimetri, 5 centimetri, e il pesce valeva 60... 5 centimetri. Dire che ho tirato giù tutto il calendario dei santi è dir poco. Ci ho tirato giù anche i cugini, gli zii e tutti i parenti che ci aveva. Quei santi. Poteva essere punti facili. Potevano essere punti facili. Potevano essere punti facili. Cioè, potevano essere... Sicuramente ci saranno un sacco di cappotti, quindi avere anche punti ti porta in posizioni alte che ti portano in vantaggio per la finale. 5 centimetri. 5 centimetri. Vabbè, fatto sta che mi riprendo un attimo dalla scossa iniziale e continuo, lancio per un'ora. Vedo che le condizioni cambiano, cioè sono sempre stato là, fermo nel posto, ho detto. Vedo che il vento ha cambiato un attimo direzione, è ritornata la pioggia perché c'era stato un piccolo momento di pausa. Riproviamo a rifare la stessa cosa lanciando verso riva a ricercare un altro lucio. Lancio. Ho detto, boh, sarà una roccia. O forse era un pesce. Sì, ce l'ho, è buono. 47 centimetri. Ma dai, ma porca puttana, cioè, non è possibile. Tutte le sfighe, dai. Se non ci fosse quella misura minima, sarei già un buon punteggio, cazzo. Va bene, raggiungo il mio compagno di squadra che si trova un pochino più in su. Però prima di raggiungerlo ovviamente mi batto tutta la sponda, tutti gli spot liberi che ha trovato. Vado, trovo questa sponda, canneto, bella sponda di sassi, lancio laterale, inizio a recuperare piano come prima, arrivo sotto, alzo l'isca dall'acqua, arriva un luccio, come arrivo, lancio un altro inseguimento però senza andare ad attacco, lancio di nuovo, altro inseguimento però solo segue, lancio ancora, inseguimento e tentativo di mangiata, appoggio l'esca, inizio a muoverlo davanti a me, mi fermo, bam! Luccio che si è fiondato, ferro, guadino, 49. Vabbè, ho preso un pesce, dai, mi sono divertito, sono tre lucci, dai, non ho capottato. Vado dal mio compagno di squadra, dico, come va? Niente. Bene. Siamo nella me. Fatto sta, stiamo un po' là, gira e rigira. Però qua siamo a zero punti. Che facciamo? Guarda, si potrebbe andare su, provare dove si aveva detto di tornare tutto all'estremo prima del ponte, perché là la zona d'acqua bassa potrebbe essere molto interessante. Anche perché io il giorno prima là avevo avuto un attacco, ecco. Allora, andiamo su, iniziamo, lancia, perdi un paio di esche, lancia, cambia, fai il nuovo terminale, rilancia, là. Arriviamo in questa parte vicino al ponte, dove c'è una discesa molto lenta, abbastanza lineare, con l'ultima parte con molti ostacoli. Andiamo alla Seika Blackwater 010, su, flat rear rosso, allora prendo la canna, controllo, tutto a posto, mancano 15 minuti, ho detto, dai, tanto faccio gli ultimi lanci, giusto, prendo, lancio, chiudo, vedo che l'esca affonda, inizio a recuperare, piano piano, boom, la canna si pianta, guardo la punta, dico, là è pieno di roccia, non so, aver beccato una roccia, bam, inizio, parte il combattimento, faccio al mio compagno appena ho ferrato, è grosso, tutta la canna piegata, non ho idea di cosa sia, potrebbe essere un gatto, potrebbe essere un luccio, potrebbe essere un luccio perca, potrebbe essere una carpa, potrebbe essere un siluro, inizio a combattere, tira, molla, un paio di sfrizionatine, inizio a recuperare, passa davanti a me, è un luccio, ma come un luccio, mi fa, gira, viene a galla, un luccio perca enorme,
È quello che ci serve. È quello che stiamo aspettando da tutta la gara. È lì. Basta solo portarlo a riva. Basta solo portarlo a riva. Calmi tutti. Inizio a recuperarlo, spanciato, viene, viene, viene. Dato che io ho gli stivali, vado avanti nell'acqua, mi avvicino il più possibile. Mi passa il guadino, faccio per mettergli la testa. Si impiglia l'ancoretta dell'esca sulla maglia del guadino. Cioè, ma che posso aver sfiga? Cioè, allora inizio, prendo il guadino, inizio a portarlo piano, 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 piano verso la riva. A un certo punto mollo il guadino, lo lancio per terra, prendo per colare e lo metto sulla riva perché quel pesce ci serviva assolutamente. Ragazzi, che perca! Ho tirato nulla, ho fatto boom! Che mal sentito, penso per tre regioni, mi hanno sentito in Emilia, Piemonte, anche Veneto e pure in Toscana. La felicità di quel momento, ero così, non riuscivo a star fermo. Ragazzi, a 15 minuti dalla fine esce questo perca. From zero to hero. Cioè, incredibile. Quello che avevamo sperato per tutta la gara. Bello che mezz'ora prima, diciamo, ma io non vorrei tanto. Mi basterebbe una bella botta secca di un perca e sarei contento. Cioè, ferro, tiro su quel perca. E che perca! 82 centimetri. Si eguaglia al mio best di 82 centimetri preso in fiume, però stavolta a light. Cioè, boss del 18, 2.10, piccolo flat rear da 10 grammi, a 15 minuti dal termine. Come direbbe Alessandro Borghese, ha ribaltato completamente la situazione. Io non ci credevo, non ci credevo. Cioè, una cattura, sono venuti, sono accorsi tutti lì a farmi i complimenti. Io non ci stavo credendo. Cioè, è proprio quello di cui avevamo bisogno. E così si è conclusa la prima gara. In una maniera pazzesca. Mi spiace non aver gran riprese, perché quella della GoPro pare di stare in un tornado, però ragazzi, riempite questo video di like e bombardatelo. Bombardatelo amici, cugini, parenti. Perché arriveranno tante altre gare e ci sarà anche la finale di questo campionato italiano. Dunque ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete per iscritti. E con una fine così, non so che dire, se non ci vediamo al prossimo video. Aspetta, fate, dovevi fare una foto figa. Tiralo su un po'. Non ci arrivo. Vado a bagno un attimo.